Lunedì 28 settembre 2015, telespettatori di Video 33, buon inizio settimana. Un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In primo piano il lavoro e l'occupazione in Alto Adige. Si fa sentire pesantemente la mancanza di manodopera. Inoltre cala il numero dei giovani con specializzazioni, lo ha sottolineato il direttore della ripartizione lavoro Helmut Tassin nell'ambito di un vertice proprio sul lavoro che si è tenuto stamattina a Palazzo Widmann. Nonostante i timidi segnali di ripresa economica che si stanno registrando in Italia, in Alto Adige resta comunque difficile la situazione occupazionale. Basti pensare che in provincia si fa sentire la mancanza di giovani forze e segnatamente nella manodopera. Per cercare di superare la problematica è nata una collaborazione tra l'Alto Adige e la Baviera. L'intento delle parti è chiaro, sia quello di consegnare al mercato del lavoro un nuovo impulso professionale coinvolgendo i giovani. Parliamo di una cooperazione che vorremmo instaurare con la Baviera, lo Stato Baviera e anche l'Agenzia federale della Baviera, cioè l'Agenzia regionale del lavoro, che oggi è qui rappresente. E la collaborazione la quale stipuliamo riguarda soprattutto una collaborazione sul mercato del lavoro, dove vogliamo offrire soprattutto ai giovani delle possibilità lavorative, sia ai giovani bavaresi qui in provincia di Bolzano che ai giovani sudtirolesi nella vicina Baviera. Soprattutto per quanto riguarda i giovani di lingua italiana, lì hanno una possibilità di imparare meglio anche il tedesco, siccome lì praticamente possono svolgere e fare da esperienza nell'altra lingua, per cui una esperienza complessivamente all'estero è sempre molto utile per quanto riguarda la vita lavorativa. Stamani a Palazzo Widmann si sono incontrati i vertici della ripartizione lavoro della provincia di Bolzano e la direzione regionale della Baviera, al fine di tracciare un percorso comune per reperire nuove forze altamente qualificate. Si tratta di capire in quali settori, in quali ambiti possiamo scambiarci della manodopera, in quanto in praticamente tutte e due realtà abbiamo delle difficoltà di reperimento di manodopera, specialmente quando parliamo di qualifiche altamente specializzate. Per esempio, oggi pomeriggio abbiamo un incontro informativo con un'agenzia bavarese che è alla ricerca di personale per la scuola materna, per l'infanzia, per cui anche qui si offrono delle possibilità e abbiamo già alcune persone anche di lingua italiana che lavorano già in Baviera e fanno questa esperienza. L'intesa è stata sancita con la firma di un accordo di collaborazione nel settore del lavoro tra la provincia di Bolzano e la Baviera. Proseguiamo con la cronaca nera. Potrebbe essere scivolato sulla neve fresca il 61enne bolzanino precipitato per 150 metri mentre percorreva un sentiero nei pressi della cima di incendio in Val Ridanna. È successo ieri pomeriggio mentre l'uomo stava compiendo un'escursione a 2500 metri di quota assieme alla moglie ed alcuni amici. Dopo l'allarme sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che hanno recuperato il 61enne che poi è stato trasportato in gravi condizioni dall'elicottero dell'aiuto alpino all'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove i medici si sono riservati la prognosi. Cambiamo decisamente argomento: abuso, elusione, legittimo risparmio nell'applicazione del diritto tributario, le prospettive di una ricerca empirica. Questo è il titolo di un convegno organizzato dalla Libera Università di Bolzano. Fior fior di costituzionalisti e cattedratici tra i relatori, i vertici del pianeta giustizia altoatesino e svariati operatori del diritto, tra gli ospiti per il prestigioso convegno organizzato dalla Libera Università di Bolzano sull'abuso nel diritto tributario. Tra gli ospiti di spicco ad aprire i lavori, Franco Gallo, presidente emerito della Corte Costituzionale e professore emerito di diritto tributario. Sì, beh, è stato un momento in cui la giurisprudenza è intervenuta in questo settore, visto la carenza normativa, ha fatto il suo dovere, ha dettato principi, criteri e regole, però come sempre succede quando manca una norma, poi la giurisprudenza è stata un po' ondivaga, quindi era necessario che il legislatore intervenisse e mettesse per iscritto quelli che erano i criteri, i principi stabiliti dalla stessa giurisprudenza, la Cassazione naturalmente.
Nel corso del convegno sono stati presentati i risultati di una ricerca empirica su abuso, elusione e legittimo risparmio nell'applicazione del diritto tributario, realizzata da giovani studiosi dei vari Atenei di tutta Europa. Sì, stiamo a parlare di questa ricerca e questi studenti, devo dire, mi sono molto compiaciuto di vederli così presenti, così numerosi. Questo significa che questa università veramente sta crescendo, comincia ad avere un ruolo importante nel nostro paese e anche nei paesi di lingua tedesca, per cui può essere veramente il punto di liaison, di contatto fra il nostro paese dal punto di vista culturale e i paesi vicini di lingua tedesca. Dopo la serie di relazioni tecniche del convegno organizzato dalla Facoltà di Economia della LUB su iniziativa di Paolo Giudici e Francesco Montanari, i lavori sono proseguiti con un dibattito. Proseguiamo con la politica. La Giunta Comunale di Bolzano, dopo le dimissioni del sindaco Luigi Spagnoli, si scioglierà oppure no? Nelle prossime ore qualcosa si potrebbe, dovrebbe sapere. Sono infatti previsti incontri non ufficiali, scambi di mail e telefonate. Intanto la consigliera Nicole Mastella di Io Sto con Bolzano ha lanciato un invito ai consiglieri comunali di dimettersi dall'incarico. L'uscita di scena dei consiglieri, infatti, provocherebbe lo scioglimento immediato del Consiglio e giunta lasciando spazio al commissariamento. La superluna rossa, luna di sangue, questa notte ha catturato l'attenzione di molti in tutto il mondo, un po' meno qui a Bolzano e in Alto Adige, a sentire dalle interviste raccolte tra la gente. Per assistere a questo particolare evento bisognerà attendere il 2033. Tutto il mondo l'attesa dell'eclissi della superluna o luna rossa nella notte tra il 27 e il 28 settembre è stata grande, un po' meno in Alto Adige a sentire dalle interviste raccolte tra la gente, nonostante oltre ad una rilevanza astronomica l'evento fosse anche di particolare rarità. Dal 1900 si è verificato solo 5 volte e si ripeterà solo nel 2033. Lei si è alzata stanotte per vedere l'eclissi? No. Perché io lavoro su turni, quindi di conseguenza avevo bisogno di andare a dormire. Sì. No. Dovevo lavorare, 6:30 dovevo alzare a lavorare, allora volevo, però ho detto lascia perdere. No, mi dispiace, avevo intenzione di alzarmi, ma non ho puntato la sveglia. No, so che mia figlia voleva vedere questa luna rossa, vero? Che sì. Però io no. Ah no, perché dormivo, volevo, ma poi ho dormito. E allora per tutti quelli che hanno preferito dormire o si sono persi l'evento, l'appuntamento è tra 18 anni. Per poter vedere questa superluna, infatti, bisognerà attendere il 2033. Importanti novità in vista per la medicina generale altoatesina. In futuro nelle città principali gli ambulatori saranno associati e sempre aperti. L'azienda sanitaria aumenta l'offerta di formazione passando da un corso ogni 3 anni a 2 sessioni annuali. La riforma della sanità altoatesina, che per ora si concentra sulla struttura dell'azienda, in futuro dovrà occuparsi anche della medicina generale, che assumerà maggiore rilevanza rispetto ad oggi. Con l'aumento dell'aspettativa di vita è scontato prevedere anche un aumento dei malati cronici e per questo l'azienda sanitaria punta su una medicina generale sempre più in grado di rispondere alle nuove esigenze. Per questo l'azienda ha potenziato l'offerta di formazione passando da un corso specifico ogni 3 anni a 2 sessioni annuali da 25 posti ciascuna. Questo anche perché entro il prossimo decennio ci saranno da sostituire molti degli attuali 270 medici di base che andranno in pensione. Per quello facciamo anche questi incontri e io sono veramente molto felice di vedere tanti giovani che si interessano di questo mestiere, per quello posso sperare che siamo in grado di sostituire quelli che andranno in pensione. Attuale spina nel fianco della medicina generale sono le lunghe attese dei pazienti negli ambulatori. Anche qui per il futuro sono attese importanti novità.
per il futuro sarà più attuale il modello dell'UCCP, cioè di una medicina di medici che lavorano assieme, e quelli che lavorano assieme già hanno un orario un po' diverso da quello che hanno attualmente i medici che sono da soli. Lì sicuramente c'è la possibilità di avere più ore disponibili, però forse 24 ore sarebbe anche un po' troppo. Nelle città penso sì che avremmo un servizio anche 24 ore su 24 ore, però non in periferia, lì sarà un po' la possibilità di chiamare, quello sì, però non di avere uno pronto in un ambulatorio. Sono in arrivo disagi per chi viaggia con i mezzi pubblici. Domani, martedì, è previsto uno sciopero di 4 ore che riguarderà i dipendenti della SAD. L'orario di astensione dal lavoro su treni, bus extraurbani e funivie sarà differenziato a seconda del settore di competenza. L'avvertenza è sostenuta da ESGB, Orsa e UGL. E questa era la nostra ultima notizia. Ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio per parlare di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Speck Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva l'hockey su ghiaccio. Ebel in trasferta a Klagenfurt. L'Hockey Club Bolzano trova la seconda vittoria stagionale fuori casa dopo i penalty. 4-3 il risultato finale dopo i tiri di rigore per l'Hockey Club Bolzano, trasferta con vittoria contro il Klagenfurt, la seconda stagionale fuori casa. I biancorossi hanno mostrato grande carattere, riuscendo a reagire al doppio svantaggio iniziale, arrivando a giocarsi il tutto per tutto proprio ai rigori. Alla Messe Halley il Bolzano è sceso in campo senza Matt Pope in attacco, ma coach Pokel ha potuto contare su un nuovo innesto, Alex Foster. Biancorossi che si sono ritrovati sotto di 2 reti già dopo il primo tempo, rischiando di subire anche la terza marcatura. Cambio di marcia però nel secondo periodo grazie alla rete di Broda, che accorcia le distanze in power play, e poi con Mac Monagle che pareggia i conti con un gran tiro. Rimonta dunque completata per i biancorossi alla seconda sirena. Unica nota negativa l'uscita anzitempo di Insam, trasferito in ospedale dopo un duro colpo alla clavicola. Nel terzo drittel gli austriaci tornano in vantaggio con Schuming, ma a meno di 4 minuti dalla sirena finale Oberdörfer firma il 3-3, portando la partita all'overtime e poi ai tiri di rigore. Rigori che permettono ai Foxes di festeggiare e di conquistare 2 punti preziosi e di risalire dunque anche la classifica. Ora il Bolzano si trova al 6° posto con 9 punti. Passiamo al calcio. Lega Pro, con un gol per tempo la capolista Bassano passa 2-0 al Druso e costringe l'FC Sudtirol Alto Adige alla prima sconfitta casalinga. Dopo le 2 vittorie iniziali per i biancorossi di Stroppa sono dunque arrivate altrettante sconfitte consecutive, e domenica prossima è in programma la trasferta sul campo della vice capolista Padova. Nel campionato di eccellenza invece 1-1 è finito il big match tra Virtus Bolzano e San Giorgio, disputato al Druso in notturna. Al gol nel primo tempo di Frendo per i padroni di casa, gli ospiti hanno risposto a metà ripresa con Schwingshackl. In precedenza i pusteresi si erano visti respingere un rigore dall'ottimo Torcasio. Col punto incamerato la Virtus raggiunge Comano e Calciochiese al 2° posto in classifica, a 3 lunghezze dalla sempre più sorprendente matricola Naturno, che ha battuto in casa il Lavis per 2-0 e dopo 5 giornate rimane al comando imbattuta. E questa era la nostra ultima notizia sportiva. Ora, con il supporto della regia, andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo.
Secondo gli esperti meteo della provincia autonoma di Bolzano, le correnti in quota si disporranno da nord, richiamando masse d'aria meno umida verso le Alpi. Pertanto il tempo sarà generalmente soleggiato nelle valli settentrionali, spirerà il Fön da nord. Domani il territorio sarà interessato da un'alta pressione con masse d'aria poco umida. Tempo in prevalenza soleggiato con qualche nebbia di breve durata in Valpusteria al mattino e qualche nube in transito in giornata. L'evoluzione ulteriore è piuttosto incerta, probabilmente anche mercoledì sarà presente il sole, mentre nella notte successiva il tempo potrebbe essere temporaneamente più instabile. Per giovedì e venerdì si prevede ancora tempo soleggiato con valori termici in contenuta diminuzione, mentre sabato ci sarà maggiore variabilità. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it. Inoltre non perdetevi l'appuntamento con OK 33 alle ore 18:30, 20 e 22. È veramente tutto, vi ringrazio la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.